Benvenuti a tutti gli amici Music Off. Siamo qui da Sergio Tomassone a Roma. Io sono Davide Tomassone insieme a Moreno Viglione e Alex Lofoco. Siamo qui per continuare a parlare dei bassi di casa Gibson. Gibson che tiene sempre sott'occhio i colleghi, i concorrenti e cerca di recuperare un po' di tempi e di spazi. In questo momento, dall'altra parte dell'America, nella West Coast, Fender sta producendo, appena finito l'evoluzione del prodotto Jazzmaster e Jaguar prima e Jazzmaster dopo, e Gibson vuole realizzare qualcosa di similare con i prodotti della serie Modern, quindi Flying V Explorer ha già sparato forte ed è piaciuto, però vuole andare oltre. Quindi Ted McCarthy, che è il Deus Ex Machina in questo momento di casa Gibson, contatta un po' per amicizia, un po' per conoscenza, in modo informale, un designer che ha lavorato fino a poco tempo prima per aziende di macchine, per HP, per altre aziende che lavoravano nel mondo del design e del prodotto, e lo invita a creare per la prima volta il design di uno strumento musicale. Questo signore, Ray Dietrich, non sapeva esattamente niente dello strumento musicale, ma guardando, consultando, elaborando e pensando e disegnando, realizza questi due bellissimi prodotti. Prodotti che troveranno un po' difficoltà nelle realizzazioni future in casa Gibson, perché non fatte da chi era abituato a ingegnerizzare il prodotto all'interno dell'azienda Gibson, troverà un po' di difficoltà nel realizzare questi continui innesti, quattro filetti di noce in mezzo al mogano, con uno scalino, cioè tanto lavoro a fronte di difficoltà di chiedere poi denaro per ottenere queste lavorazioni che sono decisamente particolari. Usciamo dal mondo del carve ed andiamo nel flat in questo caso. Però dopo questa breve storia sull'evoluzione del prodotto Farber, chitarra, Thunderbird, basso, usati poi nel tempo, fuori dal tempo, da Winter e da Nick Six in altri momenti della storia, direi come per il basso SG, come per il basso EB, dare spazio ai musicisti, quindi dare spazio alla musica per sentire come questo basso supporta, regge e fa cantare questa fantastica chitarra. A voi ragazzi, il palco è vostro.
fantastico questo uccello di fuoco e questo lampo, questo thunder. E fuori dal tempo, abbiamo detto, perché si tratta di prodotti che si sono evoluti negli anni, cambiando meccaniche tipo banjo perpendicolari, meccaniche tipo queste tradizionali, meccaniche gear senza da dietro, col bloccaggio da dietro, uguale lo stesso basso, ha subito delle trasformazioni, versioni non reverse. La storia del prodotto Farber e Thunderbird si sono susseguite diverse versioni e riedizioni proprio per un po' aiutare la produzione e un po' seguire anche il gusto del momento, quindi alternanza tra mini humbucker e pick-up B90, 2-3 pick-up, quindi molte le variazioni sul tema di questi prodotti, che però ha rappresentato una nicchia sempre molto piacevole, sia in ambito basso, non è certamente il basso per eccellenza, ma all'interno di determinati generi musicali, insieme ai competitor Precision e Rickenbacker, rientrano nella gamma dei prodotti da scegliere, così come la Farber, che non è un SG, però è Moog, non è una Les Paul, però suona grossa, è difficile da gestire, da controllare, dimmi se mi sbaglio, perché sei sempre col manico lungo fuori, però ha tutto un suo bilanciamento, tutta una sua struttura. Nicky Six, ne parlavamo prima, la utilizzava tenuto basso con una specie di anello in fondo proprio per suonarlo come oggi i ragazzi suonano, anche se Nicky Six non è proprio di oggi, però bello basso. Insomma, prodotti che hanno fatto la storia in un'evoluzione costante e che abbiamo voluto ricordare così, suonandoli e non solo raccontandovi dettagli tecnici che per un venditore sono importanti, ma alla fine quello che conta è quello che hanno fatto questi ragazzi. Quindi è stato un piacere ascoltarvi, spero sia stato un piacere anche voi. Vi salutiamo da Sergio Tomassone a Roma, un saluto a tutti da Moreno Viglione, Alex Lofoco e Davide Tomassone. Ciao a tutti e grazie dell'ascolto.